tanti lavori, sentimento, e con Lucio ci deve questo, proprio di fronte a te c'era lui del pittore, sì, Lucio sì, ha creato come no, una magia. Come no, beh, Lucio, insomma, sai, se non avesse rotto la barca quel giorno di tanti anni fa, fu costretto a dormire all'Eccelsior Vittoria, non avrebbe mai sentito Caruso. Senti, oggi pensando a te, come i suoni, ai tuoi pezzi, a Lucio, ascoltando da un nostro amico Antonio Primavera le tue canzoni e ascoltando anche le canzoni di Lucio, il ritmo, la passione, cosa ti porti dell'esperienza con Lucio e dell'esperienza tua quando magari sognavi di diventare un artista importante come lo sei adesso? Tutte le esperienze, lei ha ricordato il stadio, ha ricordato il viaggio con Lucio, sì, dalla Sicilia alla Campania. Dalla Campania, la Sicilia. Dalla Campania, sì, sì, scusate, sì, ragazzi. No, no, è vero. Cioè, i due ragazzi siciliani. Sì. Ma guarda, devo dire, sai, cosa mi porto di Lucio è quello che si portano tutti quelli che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Una persona fantastica, una persona che aveva un'attenzione per l'umano strepitosa, insomma, amava tutti, cioè non gli ho mai sentito dire una frase, voglio dire, non buona riguardo a qualcuno.